faccio una ripresa sommaria, intanto non mi interessa sicuramente, quindi c'è queste cose di animali qua. Queste sculture a cavallo, vabbè. C'è dire qualcosa, perché non so se non fare foto, ma video sì. Questo. Una scolarisca, no? Questo lo vedo io, anche io lo vedo tranquillamente, questo che non so chi è, sono quadri qui, cioè, comunque non sei, sono quadri le cose. Non so se sono più di quadri, di sculture, oppure dipende poi. Non so ovviamente. Ora faccio una cosa veloce così vedete in breve quello che è. Cambia il nome di questa roba. Cioè ho fatto quella, cioè, di Universal per esempio, quello di ieri, che era tutto, mi piaceranno molto di più sicuramente di questo. Perché questo qua mi dice che, cioè, se mi interessa veramente vedere, non è che lo guardate in un video. Se invece mi fanno troppo guardare in un video, per quanto non lo vedere. Comunque ci vediamo. Guardate qua velocissimamente. Si vedono tutte le cose in India, nei nativi americani. Credo che non sono sicuro, far vedere tutte le culture indiane americane. Stavamo sul suolo americano, anche in Canada e un po' in Messico. Nel momento in cui prima di essere distrutte, la Baja California, vedete? La Baja California, poi sembra stranissimo che non è negli Stati Uniti, però è in Messico. Invece la California. California è questa qua. Questa qua è la California. Credo, sì. Sì, poi questa qua dovrebbe essere l'Arizona. Il Messico. Poi questa qua è l'Oklahoma. Allora, California, zona di Messico, Texas, Oklahoma e poi a destra di... e poi io vedo Illinois, e comunque vabbè. Ci vediamo. Vabbè, niente, poi sto pensando di fare una cosa, però ve la farò vedere nei video, appunto, un cambiamento nei video. Comunque, c'è una cosa che metterò sotto, una scritta che metterò sotto i video. Così per tipo ristoranti metterò tipo i voti miei, tanto l'avete già visto, perché se avete visto questo avete già visto gli altri, o se non dovete cercare comunque. E metterò tipo quelle cose tipo come fa Alessandro Borghese, perché se volete venire potete venire qua nei posti dove sono andato io a mangiare. Certo, ovviamente quando metto, che ne so, quando metto McDonald's o metto KFC, quello dipende poi dal gusto, magari uno piace moltissimo, uno piace di meno, poi dipende dal piatto oppure dal peso, quindi vabbè, ci vediamo. Guardate qua altre parti del museo, vi faccio vedere velocemente. È fatto molto bene questo museo, non pensavo. Quella parte di là è meno attraente, invece questa parte qua c'è la mostra, però dopo quando entri nella zona degli indiani faccio vedere velocemente così. Bellissimo, dai, cioè, bellissimo, non posso dire, però bello, vedete il rodeo americano, quando fanno il rodeo sugli animali.
Della Cowboy Fund to Big Business, era diventato un grosso business qua. Comunque, come anticipavo prima, appunto ho detto che farò questa cosa, dove appunto metterò, io stesso andando a mangiare metterò vedete, Hall of Fame di Rosanello del 2017. Vedete questo qua, è nel morto nel 2017, e c'è una foto del cosa. Poi pure questo qua è morto prima, questo qua è pure, mi sa che è morto prima, anche questo sotto qua mi sa, però non c'è scritto, oppure forse, no, questi qua sono quelli che hanno vinto, credo, però credo che quelli con la foto di bianco e nero sono tutti morti, però anche se non c'è scritto, comunque vabbè. Appunto, dicevo, per i musei potevo anche fare per i musei che facevano una cosa, scrivo tipo per esempio che fotografo un museo così, però non lo farò perché perché credo che oggi vedremo un altro museo, e poi ieri ne abbiamo visto un altro, e poi non abbiamo proprio visto i musei perché è sulla route, cioè ci sono solo questi musei magari della route, ma non ci sono musei particolari. E a Los Angeles abbiamo messo, ho visto i Universal, ma quelli là, cioè quelli là possono essere considerati musei, quindi vabbè. Comunque poi dove altro siamo andati? Poi a Phoenix non ho visto musei, a Marino non ho visto musei, a Santa Fe non ho visto musei, a Albuquerque non ho visto musei, a Flagstaff non ho visto musei, a Williams non ho visto musei, cioè solo comprata, vabbè, poi al massimo di quelli, i posti storici, penso che farò pure tipo i paesi, tipo gli darò tipo un voto magari per bellezza del paese, capito? Almeno quelli là che vi farò vedere, perché tipo soprattutto Williams, Flagstaff, Seligman, poi Los Angeles, vabbè, anche di Los Angeles vi darò un po' sotto i miei voti così, però soprattutto però non fa, cioè, sui paesi e sulle città sono fatti una cosa complessiva, mentre invece sui posti invece proprio tutto, e sui posti a mangiare invece no, non è che sta tipo per dirvi, cioè perché se io a Los Angeles esisto dei musei, che poi non c'erano tanti musei, cioè c'era sì, ok, c'era il luogo del Boulevard, l'Universal Studios, poi ho visto due spiagge, poi ho visto zone vicino al nostro albergo, e basta, non ne ho visto tanto, perché per vederla bene, cioè, poi io ho visto le cose migliori, però per vederla magari come girasse, andare anche nelle parti un po' più meno turistiche, non devi pensarci una settimana, ma no, non c'ho tempo di starci una settimana, ci vediamo. Guardate qua, mamma mia, bellissimo questo museo. Sto vedendo. E qua guardate come è fatto bene. Guardate. Bello, sto piacendo. Bello. Allora, qui ci vediamo.
guarda di qua, altre cose. Ah, vuoi. Guardate qua. Accendiamo. Guardate qua, veramente. Throughout the 1960s and 70s, rodeo and its contestants became increasingly more professional. Though contestants were no longer lacking when we worked in cowboy, they continued to refine the skills. Ah, bellissimo, vabbè. Guardala. Guardala. Bellissimo. Allora, guardate qua. Sono entrato in un altro posto, dove prima non ero entrato. Ne sono accorto che uscendo dal museo. E... adesso faccio un giro per queste casette. Qua c'è la Cattleman's, dove ieri siamo andati anche a mangiare, però sta la banca, ieri siamo andati a mangiare. Altro posto, vedete qua. Ha fatto benissimo, guardate. Entro pure tutti i rumori, vabbè, bellissimo. Comunque ci vediamo. Cioè. Siamo a Chrome History Center. Faccio delle velocemente. Io mi sono preso tipo 3 monete, ho fatto, però sono venute 3 male. In realtà, cioè, le prime due, cioè, non sono venute malissimo, però non mi piacevano proprio. E invece poi ne ho fatto una terza ed è venuta proprio male. E purtroppo non avevo più i soldi per poterle rifare, quindi
non lasciarlo perdere. E niente, alla fine poi sono riuscito a mettere tutto nella valigia. Perfetto. Ah, vabbè, non vi ho fatto vedere dove abbiamo mangiato sopra. Ah, io lo sconsiglio proprio, vabbè, ve lo dico. Io ve lo dico qua. Intanto vi faccio vedere. Oh. Abbiamo mangiato, cioè non abbiamo mangiato bene allora. Il mio panino di rosso. 6. 6 che era un wrap con la Caesar salad. Ma perché diciamo che era più tipo un bar, tipo. C'è una cosa cioè, che è pure più basso a livello di McDonald's. È un italiano, un mezzo italiano, vabbè. E vabbè. Che c'è appunto questi panini. In Italia poi è andato a pane, vabbè. Quindi il panino gli do 6. Il conto, vabbè, il conto gli do 7. Perché comunque il conto ci stava, dai. No, il panino 5,5, il conto 7. Anzi, gli do 7,5. Che era un ottimo conto. Il mio panino era pure grande, quindi gli do 6 là, più 7,5. No, 5,5, no, aspetta, 6, 7,5, poi al servizio gli do, dai, 7, che alla fine è stato carino, ci ha chiesto le cose, ci ha detto che si è scusato perché non poteva darci l'insalata con il mais, qui ci ha regalato un pacchetto di patatine, cioè effettivamente, dai, vabbè, dai, al servizio do 7, al conto do 7,5, al cibo do 5,5, nella vista, possiamo dire, la location voto 5, mi ha convinto, ma ci sta, ho fatto un po' l'Alessandro Borghese, vabbè, comunque 5, quindi 5 più 5,5, 10,5 più 7,5, 10,5 più 7,5, 18 più 7 e fa 25, quindi 25 diviso 4. 6 per 4 24, quindi verrebbe un po' più, verrebbe 6 più, quasi circa 6 più, no, sì, 6 più viene proprio, quindi questo posto prende 6 più, però mi sono potuto prendere anche le salse, vabbè, dai, vediamo un 6 più di media generale, dai. E diciamo che ci sono altri posti dove, cioè questo posto qua ho dato un 6 più, ma però non, cioè, non vi consiglio di andare, cioè se voi, quella cosa, se voi venite, intanto sto prendendo troppo la cosa, vabbè, se voi venite qua per, vedete qua, e qua vi faccio vedere sopra com'è, perché dovete vedere il museo, vi trovate l'orario di pranzo come noi, che poi io e mamma stiamo guardando il museo, un'amica sta andando a fare un giro che poi dobbiamo andare a prendere l'aereo, se vi trovate appunto a vedere questo museo venite qui. Allora, e venite all'ora di pranzo e poi dovete andare via, quindi non potete mangiare dopo, allora ok, inizio di farlo, anche magari state uscendo però avete l'idea di vedere un altro museo, per esempio di vedere quello dei cowboy, che però non ha, quello non ha un bar così assurdo, anche se non ci siamo andati, e appunto, quindi se voi volete, se voi avete questa necessità, mangiate, se no vi sconsiglio, perché non è un posto che io consiglio, mentre invece altri sì, e lo dico perché so cucinare, mi piace cucinare, so cucinare abbastanza bene pure, quindi vedete qua un po' qua cucinano, adesso per cucinare, e quindi so come funzionano le cose, so come si fanno le cose. Poi c'era una pasta, una volta di piccola cosa così, quelle dove di solito si mettono le salse, lui ci ha messo qualche accenno di pasta, però allora la cottura secondo me ci stava, era abbastanza giusta, mentre invece il resto no, cioè la cottura ci stava, però tipo il condimento no.
No, se avessero un condimento leggermente migliore, più all'italiana, allora sarebbe stato meglio. Però certamente lui non è che uno che, per faccio per dire, è vissuto fino a 20 anni in Italia, fino a 20-30 anni in Italia e poi si è trasferito dopo, no, si è trasferito quando aveva detto 4 anni, quindi da 46 anni che è fuori dall'Italia, quindi ci credo che non sai cucinare una pasta. Però, dopo che vi ho tenuto per 5, per 6 minuti, vi lascio. Ci vediamo. Questa qua è la zona del Vietnam, la guerra del Vietnam, e anche penso delle basi spaziali. Boh, perché qua stanno pure quelli che stanno in orbita, quindi, boh, penso pure quelli che stanno in orbita. Questo un attimo e niente, ci vediamo.